Grazie dell'ospitalità e prima che qualcuno possa dire Formello e dov'è e che qualcuno possa rispondere dove si allena la Lazio, ignorante. Formello è a nord di Roma, come tutti sanno, e è lungo la via Francigena, come veniva ricordato all'inizio. Questo fa sì che l'amministrazione comunale, alla ricerca di dare identità all'area metropolitana, no? Dove voi sapete che succedono tutte queste cose, abbia deciso di puntare sul fatto che Formello è l'ultimo passo, cioè l'ultima tappa della via Francigena prima di Roma. E quindi ha aperto un ostello, ha fatto vari sforzi per consolidare questa vocazione turistica legata al viaggio a piedi. E quindi potete immaginare che in materia di viaggio e di narrazione di viaggio, no, questo stia già consentendo tutta una serie di iniziative che adesso saltiamo. Il viaggio può essere anche un viaggio nei sapori, e anzi, che viaggio? È uno di quei viaggi che attirano persone, che le fanno muovere, è uno dei motivi per cui uno parte con la macchina e va ai castelli piuttosto che a Fiumicino, perché conosce sempre qualche posticino dietro l'angolo. Allora, abbiamo deciso di inventare questa format che si chiama Formello Osteria Diffusa, perché l'idea c'è nata dall'albergo diffuso. Voi sapete che è un luogo dove si centralizzano alcuni servizi, la reception eccetera, e poi viene dispersa nel centro storico la funzione di, cioè, le camere che stanno nelle case. L'osteria diffusa, come potete immaginare, è un luogo dove si cucina e dove peraltro si racconta la cucina, e quindi ci siamo inventati il cooking show, abbiamo coinvolto anche illustri concittadini come Andy Luotto la scorsa edizione, questa volta è Antonio Sciullo, che è una delle scuole di cucina italiane più famose nel mondo. Quindi già nel momento in cui si cucina inizia una narrazione, ma poi si disperde in tutto il centro storico, le piazze, i vicoli e nella cattiva stagione le cantine e i vicoli voltati, la funzione conviviale, cioè quella di mangiare. Allora avete tavoli che invadono qualunque spazio pubblico e contemporaneamente anche lì succedono delle narrazioni che possono essere cantate, possono essere danzate, possono essere teatralizzate. C'è una stagionalità e anche questo fa parte del racconto. Nell'edizione di luglio abbiamo cucinato, cantato, narrato, danzato, suonato i cereali. Il 27 e 28 settembre faremo altrettanto con i legumi. Allora, come si può cantare il legume oltre a mangiarlo? Come si può proiettare un legume? Come si può... insomma, la narrazione è uno stato emozionale, quindi qualunque cosa può essere narrata. Venite a vedere come, venite a mangiare, perché è sempre una delle cose che forse tiene unito il nostro divisissimo paese, parlo del paese quello grande, e quindi ecco, ci è venuto spontaneo contattare la Società Geografica e il Festival delle Letterature di Viaggio per proporre di allargare anche, voi sapete che oggi si parla tanto di città metropolitana, e quindi anche gli eventi culturali di primo livello, come è il Festival delle Letterature di Viaggio, cominciano a scoprire quella cosa misteriosa per i romani che era la provincia di Roma. Quindi Formello è un posto dove dovete assolutamente venire, e non è solo dove si allena la Lazio. Grazie.